Salvaguardare le api per la biodiversità, ne è convinta l'Assam, che ha organizzato un convegno alla Facoltà di Agraria di Ancona. Le Marche nella rete per salvare le api. Assam, l'azienda servizi settore agroalimentare delle Marche, Regione Marche e l'Università Politecnica delle Marche sono i soggetti marchigiani di un progetto nazionale che presenta i primi risultati dopo il primo anno di vita. L'Assam, sotto diciamo così, un incarico dato dalla Regione, essendo noi diciamo, il braccio operativo dell'assessorato all'agricoltura, è stata incaricata proprio di praticamente occuparsi del settore apistico nell'attivazione di alcune azioni che vengono finanziate dal regolamento comunitario 1234. E queste azioni sono di vario tipo. Innanzitutto l'attività principale è quella di svolgere l'analisi per conto dei produttori per migliorare sia la qualità e sia per la commercializzazione del prodotto. Oggi è una giornata di approfondimento e di aggiornamento del progetto APENET. Questo progetto è partito nel 2009, finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e dà come obiettivo l'approfondimento delle possibili cause di questa nuova sindrome che ha colpito le api ormai dal 2007, che è appunto la sindrome dello spopolamento delle api e della loro mortalità.